La mostra d'oltremare di Napoli, dove in corso Orienta Sud il salone per agevolare la scelta della facoltà universitaria. Attesi 50.000 ragazzi. Francesca Coppola. Come mai mettiamo email e numero di telefono? Si parte dal curriculum che accompagnerà i ragazzi nel loro futuro professionale o formativo. È uno dei focus offerti da Orienta Sud, il salone delle opportunità rivolto ai 50.000 ragazzi attesi fino a giovedì nella mostra d'oltremare di Napoli. Guide esperte aiutano sulla base di test attitudinali a definire il loro progetto di vita. Potrei essere orientata verso delle facoltà che riguardano appunto management. Ti ci ritrovi? Sì. Studenti della Campania, del Lazio, della Puglia e della Basilicata, gli sportelli degli Atenei, la piattaforma Like Fog fornisce tutte le informazioni sulle professioni più gettonate all'estero, sull'accesso a corsi di laurea, progetto Erasmus e tirocini in 15 paesi del mondo. Puoi chiamare, diciamo, il numero che è inserito nel sito per ricevere informazioni in merito all'accesso a questo conservatorio. Riflettori accesi nella 18ª edizione anche sul fenomeno del bullismo. Raccoglieremo anche in maniera anonima le esperienze, le testimonianze di tanti giovani che in un sondaggio racconteranno se hanno subito bullismo. Nel convegno di apertura con l'assessore all'istruzione del Comune di Napoli Anna Maria Palmieri e il presidente dell'Ordine dei giornalisti Ottavio Lucarelli, l'assegnazione di borse di studio per i vincitori di un concorso sulle città e sul lavoro. Attraverso la proposizione di due personaggi, uno reale, cioè mio nonno fioraio, e uno invece che è il personaggio che vorrei essere io da grande, cioè un presunto scrittore almeno. Io ho presentato una fotografia che rappresenta uno scorcio del quartiere di Secondigliano. Abbiamo riqualificato la zona di Battipaglia per riportare un po' di divertimento nella nostra città.